Dal cammino di Santiago alla recitazione nel musical Mamma Mia. Sogni di persone con una passione per i viaggi e per la musica che non devono essere fermati dall'emofilia. Sono le esperienze bandiera della campagna Libera la Vita, storia di sogni che l'emofilia non può fermare. Promossa da Sobi con il patrocinio di Fedemo per invitare gli oltre 5.000 italiani che convivono con questa rara malattia e i loro caregiver a non frenare la propria vita. È stato veramente la realizzazione di un sogno che avevo sin da piccola. E a 50 anni mi sembra ancora impossibile che io abbia avuto questa opportunità e mi sento così fortunata e privilegiata. Non mi sembra vero di avercela fatta. Mi mancava questa cosa nella vita, Mi stimolava proprio mettermi alla prova, cercando di mettercela tutta per riuscirci. Ad accompagnare i liberatori italiani nel loro percorso, personaggi celebri come Luca Ward, doppiatore e attore che ha sostenuto Paola nella preparazione alla sua parte. Mi era già capitato di usare il mio mestiere, diciamo l'arte, il teatro, il doppiaggio anche, a fini, diciamo, come si dice, terapeutici, come fosse quasi una medicina. E devo dire che funziona tanto, soprattutto in certi casi, in casi ad esempio come l'emofilia, no? L'emofilia, insomma, è una malattia che pochi conoscono, ma è devastante. Non considerare il malato come un emarginato. Purtroppo ancora c'è questa cosa, no? Non puoi dire che c'hai una malattia, non puoi dire che c'hai un tumore, non puoi dire che sei subito fuori, sei fuori gioco. Non puoi dire che sei stato operato di un aneurisma perché sei fuori gioco. È agghiacciante questo. L'emofilia è una malattia di origine genetica ed ereditaria che provoca una coagulazione del sangue non corretta e può portare, a causa di ripetuti sanguinamenti nelle articolazioni e nei muscoli, a dolore, rigidità e limitazione funzionale. Le terapie però ci sono e possono aiutare a condurre una vita normale e a raggiungere anche obiettivi straordinari. Il cammino è stato molto più semplice di come me lo aspettavo, cioè mi aspettavo di avere molti più problemi fisici, di trovare più difficoltà nell'adattarmi, invece sono riuscito ad affrontare tutto tranquillamente. A livello emotivo mi ha lasciato qualcosa che è impossibile da descrivere, perché ognuno vive il suo cammino e il cammino, già partivo con aspettative altissime, ma mi ha dato ancora di più di quello che mi aspettavo, quindi super soddisfatto dal punto di vista emotivo. Oggi devo dire, per fortuna, i farmaci che sono a disposizione dei pazienti emofilici sono tali che garantiscono una ottima curabilità della malattia, e questo programma che abbiamo portato avanti anche con questi Liberator che in questi giorni stanno portando avanti questo progetto, chi realizzandosi nel campo del musical, sperimentandosi come attrice, chi facendo il percorso del Santiago di Compostela, sono degli esempi di come si può andare oltre i propri limiti e cercare di realizzarsi in qualcosa che erano dei sogni solamente chiusi nei loro cassetti.